un infortunio è costato molto caro alla principessa inglese, tanto da portarla ad avere una vertebra inclinata. Cosa è successo punto negli ultimi tempi? Per i reali inglesi è un periodo davvero buio, dato che diversi membri della famiglia stanno attraversando dei momenti complicati. In particolare Re Carlo, nonostante stia affrontando un tumore, sta profondendo il massimo impegno per essere presente agli eventi. Perché, come affermano alcune fonti a lui vicine, dopo aver atteso anni prima di divenire re, sembrerebbe deciso a non perdere nemmeno un minuto. Lo abbiamo visto impegnato, nei giorni scorsi, in diversi eventi, tra cui la visita degli imperatori del Giappone. Proprio in questa occasione, un'esperta di linguaggio del corpo, avrebbe notato come la regina Camilla sarebbe in ansia per il marito, dalla sua gestualità, e come ci tenga al fatto che egli riposi a dovere. D'altronde, come sappiamo, il re è ancora sotto monitoraggio da parte dello staff medico, che segue le sue cure e che dà il via libera alle sue uscite. Oltre alle condizioni di Re Carlo, c'è preoccupazione anche per un altro importante membro della famiglia reale. Investita da un cavallo, come sta attualmente la principessa. È di qualche giorno fa, la notizia che la principessa Anna, sorella di Re Carlo III, è finita in ospedale per via di un increscioso incidente, che sembrerebbe avvenuto a causa di un cavallo che l'avrebbe investita, come riporta il Mirror. La principessa, dunque, sarebbe stata ricoverata per 5 notti la settimana scorsa, sembrerebbe per un incidente a cavallo, in seguito al quale avrebbe riportato una commozione cerebrale e delle lievi ferite alla testa. Da quanto si apprende, la sorella del re stava facendo una passeggiata nella sua residenza di Gatcombe Park nel Gloucestershire, quando un cavallo la avrebbe investita. La principessa non ricorderebbe bene l'accaduto. Tuttavia, non sarebbe nuova a incidenti di questo genere. Come riporta il Daily Mail, sarebbe emersa la sua storia clinica, e la principessa, in passato, ha subito diversi incidenti, di cui alcuni a cavallo, mentre altri in diverse circostanze. In particolare, 2 furono gli incidenti legati ai cavalli, e occorsero nel 1976. Quando aveva 23 anni. In un primo incidente, la principessa perse i sensi e si ruppe una vertebra, poiché il suo cavallo le cadde addosso nel corso del Portman Horse Trials. E poi, durante le Olimpiadi di Montreal, cadde da cavallo, perché l'animale non saltò durante il percorso. Dunque, il rapporto della principessa coi cavalli, seppur sia grande appassionata di equitazione, non sarebbe poi così fortunato.